Bonjour, eccomi qui, mi sono mancata. Ta-ta. No, vero. E anche oggi tenuta casalinga con la mia mucchetta. Penso che tra poco smetterò di tediarvi perché forse andrò a lavorare. Forse, ma bando alle ciance, le chiacchiere forse dopo. E sono qui per farvi vedere i libri della Tu Baton, se l'ho detto bene, non lo so. E premetto, ho da farvi vedere soltanto quattro libri. Gli altri sono ebook, che se riesco a fare pace con il mio nuovo PC, ve li metto qua. Altrimenti fatevene una ragione, ma io spero di riuscire a inserirveli in qualche modo. Ma ho cambiato tecnologia e quindi devo anche capire un po' di cose. Allora, e per quanto riguarda le regole, tutto quanto vi rimando. Dicevo, per quanto riguarda le regole della sfida, vi rimando ai video di Valentina e di Eleonora. Che hanno spiegato bene tutte le regole, sicuramente meglio di quanto potrei fare io. Allora, i libri per la vocale sono per la A, Amélie Nothomb, Diario di rondine, che vi metterò la copertina, ce la posso fare. Per la E ho scelto il nome dell'autore, Erik Emanuel Schmidt, Il visitatore. È una cosa molto particolare perché è scritto in atti, in scene. Me l'ha prestato una mia, no, regalato, diciamo, una mia collega Silvia. Se mi guarda ancora, non lo so. Ciao Silvia. E per la E. Poi per la I, Indignatevi di Stefan Essel, che ha questo libricino qua. Che dice creare e resistere, resistere è creare, che dovrebbe parlare della società. E la trama dietro qua non c'è, però me l'aveva consigliato mia mamma. Parla in fondo, per esempio, c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Deve essere interessante, è molto breve, ammetto. Per la O ho scelto Outcast di Alina Bronski, mi metto la copertina. Per la U ho scelto Underground di Murakami, che sì. Poi, per libri scritti da una donna, ho scelto Amélie Nothomb, Diario di rondine, che già avete visto di là. Poi, per il libro di racconti, ho sbagliato, scusate, ho scelto Morte di mezza estate di Mishima, che in effetti qualcosa c'era. Poi per quanto riguarda i libri riguardanti le stagioni, e qua neanche qui, sì, Neve di primavera che copre l'inverno per la neve del titolo, e poi La primavera. Appunto, sempre per il titolo. Poi per l'estate, sempre Morte di mezz'estate, altri racconti. E per l'autunno, 10 dicembre, che volendo avrei potuto scegliere quello anche per il libro di racconti, quindi o uno l'altro, insomma. Poi per il libro autobiografico, ho scelto sempre Murakami perché Underground, perché parla dell'attentato alla metropolitana di Tokyo, quindi è un fatto realmente accaduto. Poi, per quanto riguarda gli elementi della natura, e qui sono stata bravissima, ho scelto Terra del Fuoco di Coloane, che mi copre sia la terra, il fuoco ovviamente, ma anche l'acqua perché è ambientato via mare. E per quanto riguarda l'aria, Diario di rondine di Amélie Nothomb, perché la rondine vola. Questa è l'associazione che ho fatto io.
Libro dal quale è stato tratto un film, ebbene, ho avuto la splendida idea di andare a vedere, perché io in quanto a film sono abbastanza ignorante, Terra del Fuoco, ebbene, è stato tratto un film e quindi quello mi copre anche il libro dal quale è stato tratto un film. E quindi ho un totale di 4, 5, 6. Sette libri, se non sbaglio, forse anche otto. Non li ho contati, e poi magari. E non ho neanche contato il numero delle pagine. E niente, buona sfida a tutti. Ho sgridato Sebastiano perché è stato furbo, però un po' furbetta, forse sono stata anch'io, ma lui di più, credo. E ci vediamo alla prossima. Adesso vado a mettere le copertine. Ciao!